A me sembra incredibile che si esalti che il cittadino non può scegliere chi governa la cosa pubblica e chi governa i suoi soldi. Che si esalti chi uno non può votare, anche dire governi male e vai a casa con un calcio nel sedere, che i cittadini non possono più farlo, per me è una vergogna. Ma che ai comuni in se vota, no? Cosa c'entra? Allora, scusate, mi spiega c'entra nulla, fatemi spiegare. Scusate, ma perché io lo chiamo come professore e lui parla perché in romanaccio? Non ho capito perché questo. Perché non conosce la realtà degli enti locali. Semplicemente, sa cosa succede in torni questo modo? Torni professore, però. Il comune, le faccio l'esempio, guardi, conosco molto bene la questione. Anche su questo proprio ieri ho fatto un altro incontro con gli enti locali e con i comuni. Sapete cosa succede? Che io comune vengo governato, io cittadino di un comune, non dal sindaco che ho votato, ma nella migliore delle ipotesi dai numeri di tutti gli altri sindaci che io non ho votato e magari non so neanche chi siano. Diciamo la verità. E diciamo la verità come sono andate le cose. Secondo voi le scelte dei presidenti della provincia con l'elezione in diretta li hanno scelti i sindaci in modo limpido, il migliore che poteva fare quel ruolo? Sa chi le hanno scelte? Le segreterie dei partiti hanno tolto il diritto di voto, come ha fatto Renzi con la direzione del PD, che ha scelto chi doveva fare il presidente del consiglio. Così le segreterie del partito dicono chi è ministro e spende i soldi pubblici.